Non va a Casserice a Napoli. Non andò a Casserice, la solita vita. Ah, mia sorella ha avuto un altro bambino, ecco, queste sono la bellezza di 6, 2 maschi e 4 femmine. Dove ci sono i figli, c'è provvidenza. Facciamo la volontà di Dio, Nando, sempre sia lodato, non ci potiamo lamentare. Vogliamo aggiustare questa faccenda, Diego. Quale faccenda? Pure Vicenza tiene i figli. Sei. Allora vuol dire che la provvidenza non mancherà nemmeno in casa sua. Ascolta, a me non mi piace parlare assai, e poi la giornata è corta. Sì. La faccenda è andata così. Io l'altro giorno sono andato a Napoli per fare certe spese, a rettifilo mi sono incontrato con Vicenzo Cuzzi. Vicenzo, beh, caro Don Antonio, io conoscevo la buon'anima di suo padre, la persona, come si dice, lavoratore e onesta. Dice, che so, tiene una brutta faccia. Insomma, falla brevemente. Mi dice Vicenzo che era arrivata la distruzione della sua famiglia, che per via di una cambiale di 300.000 lire che tiene nelle vostre mani, sulla quale sta pagando un interesse del 10% alla settimana, da 7 mesi, e riceve a Vafnute, debba sparare a Pascaluna su. A me? Ma distrutto, non andò. Ha distrutto i figli miei. 120.000 lire al mese non è guadagno, mi dovete credere. E sto pavannà 7 mesi e tengo sempre un rebbe di 300.000 lire in coppa e spalla. I figli miei se morono di fame e sta carogna non sente pietà. Così è andato, papà. Ogni fine mese lo hai. Mia moglie si è venuta pure in matarazzo. Tenevo un bello vestito nuovo, nuovo. Mi mettevo sulla domenica, mi sono venuto pure chi. Dice, ma io non ti capisco. Ma quando ti servivano i soldi però te li hai saputo pigliare. Credo, non lo sapevo che lo capiva papà, Se tu me le restituivi dopo una settimana facevi un affare, e un affare, perché 300.000 lire ti sarebbero costate 30, ma che buono. Ma non andò già di pazienza questa gente che non si sa regolare. Ma io i soldi mi pigliai per fare l'operazione a mia figlia. Oh, dice, hai ragione, dice, hai ragione, ma se mi vengono meno i pagamenti, Don Andò, io mi debbo fermare. Hai pure, tengo famiglia, che buono. Tu sei un Dio e fatente. Tu ti un'automobile perché affitti in camera ora. Sì. Stata ferma che mano, affitti in camera ora. Sì. E moglie da fare agli clienti in coppa a casa, pure quando ci stai tu. Ah sì? Allora tu dammi i primi soldi che mi devi e poi discutetti e metto all'altezza, capito? Ma insomma, vogliamo concludere. Andò, concludere, lui ha detto che mi vuole sparare. Se la sente di pigliarsi 30 anni di galera. L'altro giorno ha detto che ti voleva sparare. Beh, poi ieri è venuto da me e mi ha messo al corrente del nuovo progetto che tiene. E io... che sta parlando io. Ha già parlato io e ho parlato tu. Dunque, ieri è venuto da me e mi ha portato le 300.000 lire che vi dico. Io vi ho portato le 300.000 lire? No, Paola, le 300... Ha già parlato io, tu. Ieri è venuto e mi ha portato nelle mie mani le 300.000 lire che deve a voi. Ma scusate, Don Andò, mai per diffidenza, per carità, ma perché non le ha consegnati a me? No, ecco, questa è una domanda giusta. È perché l'interesse dell'ultimo mese, oh povero Vicenza, non lo potrebbe pagare. E mi ha pregato di intervenire presso di voi, insomma. Se tenete presente che 300.000 lire in 7 mesi, con l'interesse che abbiamo detto, hanno fruttato 870.000 lire, ma pare che, insomma, potete chiudere un occhio. Ho capito, Don Antonio, ho capito. E si può negare qualche cosa all'amabilità di Don Antonio Barragano? Una vostra preghiera è un comando per me. Voi mi favorite. Per carità. Avete portato, devo ditelo? Come no? Tengo a caro il tuo portafoglio. Ah, Eccolo qua, Don Andò. A voi. Facciamo quale pezzo e qual sono voi? Precisamente. Vi dovete accontentare, sono tutto biglietto da 10.000 lire che sono portati. Andò, non vi preoccupate, io tengo la tasca segreta nella fodera della giacca. È naturale, qui ha esigenze, si capisce. Gerardino, apro diretta. Quale diretto, papà? Ho diretto lo tavolo, mi misi i soldi, già pagato a Don Pasquale. A Rostà, papà? Ho diretto, Santa Lucia mia, sei giovane, che si fa così, fammi passare, che si fa così. Ho diretto, poi canno io, poi. Si è aperto diretto,
Dentro ci stanno tre pacche di 100.000 lire l'uno. E uno. E due. Lì. E tre. Queste sono tre pacche di 100.000 lire all'uno. Io e Geraldina li abbiamo contate, volete avere l'amabilità di contare voi adesso. Don Nando, che conto? Le 300.000 lire. Ma Don Nando, contate. Ma... contate. Contate. Io lo tu, bravo, ho cominciato a contare. Uno, due, tre, quattro, no, cinque. No, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, così si conta il denaro. Il denaro si rispetta, andate piano, nessuno ci corre appresso. Il denaro si conta così, uno, due. Voi lo sapete come si conta il denaro, perché siete pratica, licenza no. Contate. Uno, due. Uno. Brava. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. E sono 100. Il lato dell'altro pacchetto, contate. Ah, buono, non andò, ma... Contate. Uno, due, tre, quattro, cinque. Faceva così, eh? Ah, ci mettete una po' che spudazza, si sfila una meglio, vedete? Sì. Bravo. Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E sono 200. Contate. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ne è caduto un andero, male che me ne sono accorto. Alzatelo, pigliatelo. Bravo. Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E sono 300. Siete soddisfatto? Sì, signore. Vabbè. Scrivicelo di. L'incidente è chiuso, il debito è stato pagato, il fatto non ha seguito. Stringetevi la mano, va? Io per me sono pronto. Come volete voi. Andando, io me ne andrei. Allora, me ne andate. I 300.000 lire li lasciate qua. Andando, ma... Pigliatevi i 300.000 lire. Pigliatevi, aggiustatevi. Perché? Rapidà, Giacco. Vi mettete dentro la tasca segreta. Molto bene, mattina, arrivo, bravo. Statevo buono, andando. Statevo buono. Il titolo è questo. È sì, bene. Signore. Il debito è stato pagato, non ne parliamo più. Andando, hai da gamba scendendo. Voi avete salvato la famiglia mia. Vabbè, e figli miei, questo sono che male usato. Chi si mi ha pigliato per San Pietro? Non andare io padre vostro, non andare io padre Napoli. E tu vuoi per bene, va? Signori, io vado vostri, io vado, chi vanno lo burno? Tanto pure, da poco, 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 da poco,